No, però bro, non bisogna neanche diventare dei nerd infogliati della musica. L'altro giorno al lavoro c'era un tipo che mi fa: no, bro, c'è il mio cantante preferito di sempre è Eminem, bro. E io: ci sta. Bro, ma... E io ho detto, io gli faccio semplicemente: boh, è innegabile il talento, l'impronta, l'influenza, però cioè non è che me lo ascolto. Gli ho detto, anche basta, nel senso, no? Gli faccio, secondo me se ti ascolti solo Eminem è perché cioè rimani un po' in superficie, magari. Bro, mica si è incazzato. E mi ha detto: ma bro, tu sei troppo stupido, veramente sei troppo stupido. Perché io gli ho detto, mi fa, tu chi ti ascolti di brutto? Io gli ho detto, beh, ultimamente non ascolto un botto Future. Okay. È un botto, mica è un botto Future. Lui, e non è che non mi ascolto anche la merda lirica, cioè lì di liricismo, tutta più costruita. Mi ascolto anche l'album di Kendrick, me lo spacco e tutto. Però solo perché gli ho detto che Eminem, ho detto boh, sì, cioè nel senso, ha cominciato a farmi: bro, sei troppo stupido, cioè ma tu ti ascolti Future, fra, sei proprio un coglione, veramente, oh. E allora a me fa cringare. Ma però già lì, bro, è diverso, cioè a quel punto è un fanatico e non semplicemente uno cui piace la musica, cioè. E infatti, ma guarda che qualsiasi cosa, anche la più bella del mondo con la musica, può diventare un'occasione per trasformarla in un fanatismo e diventare un coglione. Lì è un problema, cioè. Sì, infatti io è non un problema delle persone. Cioè, io non schifo nessun tipo di genere, niente di niente, perché mi piace totalmente ascoltare di tutto, cioè non... Sì. Alla fine è così, sai, è un meccanismo umano quello di prendere parte a una fazione. Quindi quando uno ascolta Eminem dice: ah, io faccio parte della fazione di quelli che se non fai 485 incastri in una canzone non è rap. Che poi magari che sta, neanche gli artisti comunque sono per quella roba lì. Ora, fondamentalmente la maggior parte degli artisti di successo non gliene ha fatto un cazzo. Non frega un cazzo. Ma cioè, tipo, avevo visto un video di un concerto di un rapper americano che ora non ricordo, con un fan nel pubblico che tipo diceva... Cioè il rapper ha detto tipo che a Kanye piaceva Gucci Mane, ok? E il fan ha detto: nah, non gli piace Gucci Mane. E lui fa: scommetti? Cioè, scommettiamo $10,000, ora io chiamo Kanye e scommetti che gli piace Gucci Mane. Cioè, ma perché del tipo... Perché dovrebbe limitarsi dei generi musicali o uno stile di far musica solo perché è diverso dal suo, no? È come diceva Brandon in quel video che la politica è come il calcio. Anche la musica può essere come il calcio. Sì, anche la musica può essere come il calcio. Lì è quando metti le cose in mano alle persone che hanno bisogno di sentirsi appartenenti a qualcosa, a un branco. È un istinto umano, un istinto naturale. Come il calcio. Per quello il calcio spacca così tanto. È un istinto animale, abbiamo bisogno di appartenere per vivere. È vero, però cioè un conto è già se appartiene a una squadra di calcio o roba del genere, che è letteralmente tutto tribale, ok? E invece un conto è quando vuoi appartenere a un genere musicale che ti stai solo limitando da solo, nel senso non ascolto quella roba là in automatico perché... Cioè non ascolto nessuno che fa mumble rap perché a me piace Kendrick Lamar, no? È tipo... È così. Ti stai autolimitando e basta, nel senso non stai facendo un favore a nessuno. Magari prima o poi becchi anche l'altro che la pensa come te, ma di base... Sì, ma ne becchi anche mille che la pensano come te, però... Partiamo dal presupposto che... Al mondo le persone sbagliano. Tutto. Io non ho mai sbagliato. Never took a nail. Ci credo. No, sto scherzando. Neanche io ho mai sbagliato. Cos'è che hai detto? No, stavo scherzando, io cappato ogni tanto. Anche io cappato. No, vabbè, ci sta, tutti cappiamo. Però, bro, la gente tende a ragionare per compartimenti stagni. Tipo, le cose sono o sì o no. Mentre se stai a vedere c'è anche il... C'è anche il... E il... E il... Bro, ti faccio un sample e ti uso per un pezzo. Ci sono un sacco di sfumature, fratello. Non è niente è sì o no. Cioè veramente niente è sì, è 100% sì o 100% no. O 100% bello, 100% brutto. Sì, c'è sempre un grado di sfumatura. Tranne Brando che è 100% bello. Nah, non è vero, bro. Diglielo, fra. Ma cosa stai facendo? Sta facendo l'hippie del cazzo. Sto dormendo, zio. Eh sì, sto facendo l'hippie del cazzo. Tanto siamo la pizza. Io qua esco in tabacco, se vuoi.
Bro, vorrei uno di quei pigiami tutto corpo, tipo tutto di un Pokémon, una roba sì, del però genere. Devi avere la finestrella per cagare quando buttano via. Sì. Io ho sempre voluto una però, cioè, andrei ovunque, cioè, con quella roba, cioè, andrei a fare la spesa all'Esse Lunga, durissimo. Cioè, andrei pure a Luni a volte. Però devi andare in giro col culo aperto. Cioè, con la finestrella del culo sempre aperta. C'è la patta aperta, perché, però, c'è tutto il cioè, culo. Se me la tengo aria. Chiusa, cioè, le scorregge mi uccidono. Nel giro di mezz'ora. Che bella giornata. Tutti i tuoi problemi intestinali, bro. Bro, non so, il mio culo è veramente crazy. Non so quale sia il problema. Ah, per rimanere in teo. Che stanchezza, zio. E però, boh, non lo so, magari musicalmente anche il fatto che la gente è super convinta di avere capito tutto e di avere la verità in tasca sul qual è il tipo di musica superiore in assoluto, roba così. Più vabbè, che anche voler sì. appartenere. Cioè, nel senso, sì, vuoi appartenere, ma sei super convinto che quello che ascolti tu è meglio di tutto il resto. Lì fa il discorso che fa tutto parte del sentirsi appartenente a qualcosa. È chiaro che quando tu appartieni a qualcosa e ne fai un caposaldo della tua personalità, poi lo cerchi di difenderlo a spada tratta da chiunque provi a criticarlo, a dirti qualcosa. Però appunto è sempre un discorso di appartenenza, no? È come per dire, tu moriresti per la tua famiglia, bro. È tipo, io morirei per il lyrical rap. Io sarei pronto a fare una rissa con Sewer sul posto di lavoro perché mi ha detto che non gli piace Eminem, bro. E ti giuro che ero tipo a prendermi, bro, una marea di insulti da sto coglione del cazzo che era proprio un coglione. E ero tipo ok. Poi pa, scusa, cosa hai ascoltato? Dimmi, mi faccio boh, non so, l'ultima roba, gli ho detto, ho sentito il disco Kamikaze. E fa, bro, ne sono usciti gli altri due dopo Kamikaze. E io dico, bro, ma che cazzo sono usciti altri due? Ma che cazzo ne so, ma poi che cazzo me ne frega, bro, cioè nel senso. Io te lo giuro che per tutta la mia infanzia sono stato un nerd della musica e soprattutto facevo i discorsi tipo, nah, bro, se ascolti quella merda sei stupido. Sì. E poi stavo sempre dietro tutte le cose così. Adesso un po' mi è rimasta un po' la roba di stare magari dietro le uscite, gli artisti e le cose. Però non sto più a cagare il cazzo la gente per quello che ascolta, bro, è la cosa più brutta del mondo. Quello è la parte peggiore totale, bro, quello è il motivo per cui non ascoltavo niente, perché appena ascoltavi, cioè dicevo che non ascoltavo niente, effettivamente non mi interessava, però la gente aveva troppo il ascolti questo, quindi questo, poi quello, tutti vogliono etichettarti di brutto. Infatti, bro, e sono tipo, bro, non ascolto niente, dai, dimmi qualcosa. Ma poi ti perdi un sacco di musica bella, bro. Perché c'è musica bella in tutti i generi. È troppo bello avere una playlist di pezzi death metal, porno gore e poi Baby di Justin Bieber dopo. Bex, bro. È per quello che ascolto Bello Figo, tira il frizzante nel mio daily mix. Il frizzante nel mio daily mix. Sì, prima ascolto tutto. Marcello la mischia abbastanza. Anche Marcello la mischia abbastanza. Sì. Ma vedi, anche tipo il modo che fa Marcello, secondo me è quello giusto, no? Sì. Che è un po' quello che cerco anch'io di fare. Tu parti comunque da quello che preferisci, dal genere principale che preferisci, ma se senti quello, senti quest'altro, sei sempre pronto ad aggiungere. Aggiungerlo, ma certo. Sì, la cosa più bella. E anzi, di solito le persone che lo fanno sono quelle che hanno, tra virgolette, meno cultura musicale, che non è una cosa negativa, è che proprio non gliene fotte un cazzo sì, e sta sì. lì a farne un fanatismo, no? E sono quelli che paradossalmente si godono di più la musica. Perché poi se la ascoltano senza rompere le palle, senza preconcetti. Chissà quanto può vibare Marcello con la sua playlist, bro. Dai, vedi. Già. Ci fa vibare noi. Sì. Cioè, capito?
Ok, che bello tipo ascoltare la musica senza sapere un cazzo dell'artista. Sì, sì, spacca. Capito? Il brutto. Altri... No, io devo sapere tutto degli artisti che ascolto, quanti album ha fatto. E io tipo, chi è questo? Ah? Chi? Ed Sheeran? Eh? Drake? Mai sentito? Facts, bro, facts. Ci sta. Ma che poi, sì, così spacca proprio il brutto. Sì, è bello. Anche l'idea di studiare un artista mi sembra proprio molto sbatto. Sì, Anche se recupero tipo album vecchie, robe così, solo perché tipo l'ho scoperto adesso, è pieno di roba che sento sua che spacca e dico bello, mi ascolto anche il resto. Ma quello ci sta, se vai a scavare nella discografia di uno che ti piace. Però l'idea di dover fare uno studio... Ah, perché uno studio magari la gente si sta dietro a tutte le notizie, le cazzate... Io un po' lo faccio, devo dire la verità. Segui la vita privata degli artisti? No, la vita privata no, però... Cioè, proprio, non so, Instagram che ormai mi si è ritorto contro. Perché leggendo, magari sto dietro qualche pagina di notizie, della musica, cazzate così, quindi poi, volendo volando, nella sezione esplora, mi trovo sempre cazzate sugli artisti. Rap! L'ho detto volendo volando. Non si dice? No, credo si dice. Mi piace, l'ho inventato io. Hai detto volendo volando. Volendo o volando, come dire... Che vuoi dire... o no, che tu voglia o meno. Volente o nolente, no? Vabbè, io ho detto volendo volando. No. Perché nessuno l'ha mai detto? Spacca un botto volendo volando. Volendo volando. Volente o nolente si dice. Ok. Però pensavo che si dicesse anche così. Forse si dice anche così. Io pensavo si dicesse solo volente o nolente. Anch'io. Scusate, adesso se nessuno l'ha mai detto, stiamo assistendo a un momento storico. Guarda che sbatto ogni volta che apro... Safari c'è un porno aperto, minchia, mi dimentico sempre di chiuderli. È imbarazzante, sì. È che dopo aver sborrato però c'è quel momento refrattario che sentivo, che cazzo me ne frega di questo telefono. No, vabbè. Ah, è un momento morte, bro. Volendo volando. C'è che l'ho inventato io, vediamo. No, è volere o volare. Questa espressione è usata in italiano per indicare l'assegnazione. Ok. Volere o volare. Sì. Tipo volare giù dalla finestra. Tipo. Esatto. Volere oppure buttarsi. Vabbè, che cazzo ne so. That's what I'm saying. Lascia stare, poi. Oh, vorrei essere amico di... Però... pure di non stargli simpatico. Ma dov'è lui poi? Non è qua adesso? No, adesso è tornato a casa. Ma comunque si sta aprendo un pochino. Sì, ha iniziato a uscire. È venuto in ciabatta. Vabbè, grande, allora sì. Stava in banda. Ci sta. Non ha detto una parola, però comunque... Vabbè, però è venuto, esatto, il primo passo. Sì, la prossima volta dirà qualcosa. Esatto. Infatti mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo giocato a Bang, perché secondo me quello era l'unico modo in cui avrebbe potuto tipo farne sì, di integrarsi. Io le immagino tipo, per fortuna che dopo giochiamo a Bang. Sì, esatto. E qualcuno in ciabatta che fa tipo, ah no, non giochiamo a Bang. Esattamente così. Nessuno dei ciabatta voleva giocare a Bang. Sì. Ma perché? Che cazzo vuol dire? Cosa era quel giorno in cui era preso di merda per qualcuno che... Beh, speriamo che non abbia qualche fare anche lei. Dai. Ma no, è stata presa male per 2 secondi. Però Bang non lo voleva fare neanche lui. Beh, bro, sì. Ti ha fatto silent treatment e te l'hai pure detto, ti prego dimmi qualcosa, e lei non ha flinciato, bro, vuol dire che la situa era tosta, era veramente magra. Poi io ero così preso bene per una volta. Minchia. Ero arrivato. Tra l'altro, minchia, quella è una delle sensazioni più brutte del mondo, quando parli a uno che non ti risponde e tu sei tipo oh, e glielo ridici e quello non ti risponde più. Sì, sei tipo sì, sì. Ma no, sì, davvero, bro. Davvero. No, bruttissimo. O anche quando fai un intervento in gruppo e tipo dici una cosa e nessuno ti caga e la dici più forte e nessuno bro, ti caga. Lì il cappello è dirla più forte. Hai ragione, devi solo lasciarla andare. Devi lasciarla andare, ok. Hai fatto una battuta vera divertente, Amber. È scivolata via. Però se la dici più forte... Stai un po' cappato. Sì, almeno i miei amici hanno la decenza di insultarmi quando dico una battuta di merda. Ma alcune sì, sono così terribili sì. Che non serve neanche commentare. No, invece è proprio da stronzi. Cioè, io te lo giuro, qualsiasi stronzata dica chiunque che è vicino a me, almeno faccio...
Sì, esatto. Che è proprio, fra, non lo lascio mio amico in gare, anche se ha detto una cazzata. Sì, sì. Non è proprio da stronzi maleducati, cioè, quella gente che vuole farti sentire scemo. Sì, esatto. Che è da maleducati, bro. Io rispondo sempre a tutti. E ogni tanto invece qualcuno, tipo io parlo e nessuno mi risponde, anche tipo che sei in macchina, dici una cosa e nessuno ti risponde. Del tipo? Tipo che cazzo ne so, dici una roba e... Vuoi sedere? No. E tutti fanno finta di non sentirti. E invece tipo, a volte mi capita di farlo apposta, ho detto ah sì, non mi avete risposto. Allora poi uno dopo mi dice una cosa e si tipo... E te lo giuro, mi sento una merda. Non mi piace. Quindi lo fai per vendetta tu? Sì, però per forza. Però è peggio farlo per vendetta che piuttosto che buono. Io ero buono, è questa città apposta che mi ha trasformato in quella. Come Joker, bro. Come taxi driver. Io ero buono. Me lo stai tenendo? Sì, per l'audio. Dici che è una merda lì per terra. Sì, boh. Vabbè, ma tanto ormai è finito. Cioè, nel senso, ormai rimane per terra, basta. Sì, infatti. Ma è coperto, zio? Se volete posso... No, beh, zio, dai, ma come? No. Ah, cioè, aperto qui sopra. Qual è l'aperta di Pokémon? C'è Luis. Chimchar. Chimchar? Oh, Chimchar Rock. Ma è il tuo Pokémon preferito? No, un tipo mi fa, c'è un Chimchar, io dico, ah, grazie. No, peccato. Chimchar spacca di brutto. Io prendo sempre gli starter di fuoco in Pokémon. Anch'io, anch'io. Il mio preferito era Torchic. Poi diventava Blaziken, però. Mm-hmm. Che ha calcio ardente, che è fortissimo. Però... Puro calcio di ardente. Doppio calcio. Calcio ardente, stramontante e attacco rapido forse. Ma stramontante ti faceva riposare dopo o avevo scarsa precisione? Amico, io non usavo mai mosse con troppa scarsa precisione, stavo sul cazzo. Merda, tu giocavi Pokémon? Davvero? Ma tu che cazzo facevi da piccolo? Facevi le taxis, facevi le tasse. Facevo le tasse. Sì, bro, parlava dei problemi economici e politici del mondo. Sì. Col figlio di Will Smith. Sì, cazzo. Can we just talk about... No, scusa, io da piccolo giocavo a... C'avevo il DS, quindi Mario Kart. Ok, ok. Se il DS non giocavi a Pokémon, mi sbaglio. Però, sì, non ho mai giocato a Pokémon. Non è mai stata la mia wave, no. Che poi compri un Pokémon oggi uguale a come era 20 anni fa. Sì. I giochi Pokémon sono fondamentalmente sempre lo stesso gioco. Però quello sono è un franchise, bro, devastante. Bro, spaccano di brutto. Però, ma io stavo pensando l'altro giorno, tipo, qualcuno stava parlando di com'è stato inventato Pokémon. Ah, che sì, era questa persona. Era sì, con te. Sì. Che era la persona. Con Maitre da mangiare da sì, fuori. Sì, sì, sì. Era cosa? Dal marocchino. Sì. Ah, esatto. No, bro, mi ha spezzato troppo, tipo, la persona che prova a picciare. Allora, è un gioco dove giri, tipo, per i prati e poi cerchi di catturare gli insetti. Ma sono, tipo, degli insetti mostri. Giganti. Giganti. Sì, giganti. E poi li fai lottare con gli altri. E tipo... insetti. Insetti giganti. Sei uno di quelli. Sì, amico, li devi acchiappare tutti. Ok. Sì. E poi, bro, io lo prendevo con una meticolosità allucinante giocare a Pokémon. Tipo, prima di ogni palestra livellavo i Pokémon, tutta la squadra che avevo, di 10 livelli, pre-palestra. E volevo che avessero tutti lo stesso numero, tipo tutti 40, tutti 50, così, no? Sì, bro, cioè, tipo, infatti si quando... si chiamava OCD, bro, non è... Quando vedevo i miei amici che avevano, tipo, un Pokémon forte alla Lega, cioè, tipo, avevano lo starter al 100, gli altri erano una merda. Io. Ero tipo, bro, sta roba è allucinante, cioè, sei... Sei un clown per fare sta roba. Io ero quello. Però invece io ero più clown degli altri, che spendevo il tempo a farmare su Pokémon, cioè. Io avevo tipo Blaziken al 100 alla quinta palestra e tipo gli altri avevano tipo Wingull al 12. E vedi, ma questa cosa però è bruttissima da vedere. Ma sì, che cazzo me ne frega. Hai solo un Pokémon. Era un coglione. Così triste. Io invece ho tutta la squad piena di gente forte. Ma minchia, poi ho giocato a Magic con bot. Voi avete mai? Sì. No. Io ho iniziato all'elementare a giocare a Magic. Dai, bro. Sì, ma tutta la classe, perché c'era un ragazzino, Raffa. Raffanculo. Grande. che aveva portato le Magic di suo fratello grande, quindi era iniziata la wave delle Magic. Giocavamo un botto a Magic e fino alle medie abbiamo continuato a giocare a Magic. Hai giocato a Magic? È anche un gioco un po' impegnativo. Sì, infatti facevano cagare di brutto. Andavamo ai tornei lì, nei negozietti, ci mangiavano, bro. Sì, bro, eravamo infottati. Io ero infottatissimo e facevo cagare, bro. C'era un mio prof alle superiori, in quinta già tipo, quindi
di matematica che lui giocava di brutto Magic nei giorni tipo sai quando c'era magari un'ora buca così lui veniva in classe e nerdava Magic con quelli della mia classe che ci giocavano e io tipo si sta bro però sì lì ho capito che Magic era tosta come roba. Sì, è super nerd, cioè è una vera nerd shit. E Yu-Gi-Oh era meglio. No, Yu-Gi-Oh era per bambini del cazzo, però ci sta. Devo fare quella faccia. Io ti giuro, bro, ho avuto un po' di carte tipo di Yu-Gi-Oh, di Pokémon così, ma non sono mai stato capace di giocare. Pokémon neanch'io, ma Yu-Gi-Oh. Cioè, Pokémon è impossibile da giocare, nessuno sa giocare. Marcello sa giocare. No, sta cappando. No, sta lui giocare, dice, sì. C'è la gente che dice di saper giocare, ma nessuno sa giocare a Pokémon. Io tipo mettevo lì la carta e facevo vai sì esatto giù questo è 40 contro il tuo 60 ho vinto ma perché poi c'è appunto o giocavi di merda tipo questo 40-60 il mio attacco fa 100 quindi sei morto sì esatto e metà degli attacchi facevano più della vita e oppure boh, non lo so non potevi oppure neanche imitare le collezionavi sì. Ed era quello anche le collezionavo perché erano troppo fighe le illustrazioni ma è quella roba di Yu-Gi-Oh c'aveva dei grandi disegni spaccavano davvero dei grandi disegni. Magic sicuro come sistema di gioco è meglio ma Yu-Gi-Oh aveva quel suo hype per bambini potrei quasi infottarmi a giocare se volete che ci compriamo un mazzo di qualcosa impariamo a giocare. Hai mai visto Battle Spirit bro? Giochiamo a... Io voglio giocare a qualcosa di... Lo sai che ci vuoi giocare, bro. Sì, forse ci voglio giocare. Ah! Lo sapevo, bello, lo sapevo. Tutti quanti arrivano a quel punto della vita in cui vogliono giocare a Dungeons & Dragons. Pensa che c'erano dei tipi che conoscevo che si beccavano ogni domenica, il mio vicino di casa, per giocare a Dungeons & Dragons. Io come al solito dico... Sì, ovvio, vabbè, cioè, cazzo, devi fare. Oh, c'è un elfo nel culo. Cioè, bro, ma poi c'è capito se lo facessimo noi con tutte le nostre storie sarebbe trash, capito? No. Ok, ora c'hai un elfo nel culo, cosa fai? Sì, perché poi le cose le inventi un po' tu. Oh, ma non ti sei messo il preservativo? Ora c'hai l'AIDS. Esatto. Che fai, no, bro? Sour c'hai... Tu, no, tutte le, volte che parli, tutte le volte che parli del tuo passato c'è una gran storia da presumare. È vero. Tutte le volte che parla del suo passato e lui super stronzo. Da un momento all'altro, bro, e distrugge il mondo, ma poi fa, oh no, vabbè, dai, no. Ma sì, dai, ero vai, solo vai. 6 mesi fa. Sono cambiato adesso. Io... No, però, sei però, sempre così, bro. Spaccherei. È che le storie del tuo passato preso male, che da tipo che ti conosce da poco non si direbbe. Se sono preso male. Che eri... Sembra di essere preso male anche adesso. Boh, no. Adesso che mi sembra così. Scusa, preso male in che senso? Nel senso che eri uno che cagava il cazzo. Ah, ok. Sì, è vero. Ah, che cagava il cazzo, dici? Sì. Ah, ok. Però ci sono certe mie compagne, l'altra volta ve l'ho detto forse, c'era una mia compagna delle medie che comunque era mia amica alle medie, l'ho beccata, non mi ha salutato e poi un altro mio amico con cui invece parlo mi fa, ha detto che non ti vuole parlare perché alle medie eri uno stronzo. Oh! Alle medie. E lei era pure una mia amica. Oh, sì, immagina bro, immagina. Oh mio Dio. Ora me ne mangio tutte le volte che ti vedo alle medie, tipo, oh no, arriva Leonardo, devo far finta che mi stia simpatico. Secondo me dal mio punto di vista erano gli altri degli stronzi, ma ok. Fanculo, I guess. Comunque giochiamo a Dungeons & Dragons, bro. Sì, eri un burlo, bro. Ma che cazzo dite, raga, voi non avete capito un cazzo. Scusa, bro, non picchiarci. Dicevo tanto per dire. Dicevo tanto per dire, bro. Scusa. Merda, zio, ora devo scrivere un libro. Ora devo scrivere un libro. Devo dare una risposta. No, sai cosa dovresti fare? Un video su quel libro, zio. Sì, sarebbe carino. Ma è un po' diffamatoria come cosa. No, perché, no. Bro? Cioè... La risposta recita. Prima lo dovrei leggere, bro. Sì. Fai una recensione. Leggi solo la parte, fatelo dire da qualcuno. Strappa le pagine di quella parte dal suo libro, così esatto. Non la compri neanche. Per forza. Merda, vabbè. Oh, comunque ci chiama Dungeons & Dragons. No, spacca di brutto. Spaccherebbe, bro. Sarebbe anche un gran content, tipo da sarebbe Twitch. Sarebbe anche un gran content. Solo che ci vuole uno che sappia davvero giocare per fare si il master. Impara, non siamo così coglioni. Ah, il non master. Lo so. Il master deve essere forte. Sì, forte. Ci deve essere. L'ultima volta che ho fatto master. Il master avevo una tuta di lattici. Ok, bro. Cosa?
Chi vuole intendere intende. Grazie. Ho sentito solo master e lattice, ci ho messo un po' a collegare, ho capito. Cosa ne pensate del ball busting? Che non ha senso, no, bro. Cos'è il ball busting? Cos'è tipo... Tu lo sai, è sì, che lo so che cos'è, bro. Farsi picchiare le palle. Oh no, way. No, sì, no way. Way. No way, proprio. No way, bro. Sì, cioè, anche a me piace. A me l'altro giorno Lollo mi ha toccato le palle, bro. Cioè, così per farmi uno scherzo, ero tipo... Non gli ha toccato le palle per scherzo. Già sì. E noi scherziamo così, bro. Sì, però me l'hanno assaggiato un pochino così per scherzo. Esatto. Comunque, ragazzi, Brando dovete ingoiato evolvere scherzo, la vostra comicità. Sì, esatto. Eh? Dovete evolvere la vostra comicità. Cioè, ormai è tutto solo fa ridere perché è gay. Cioè. È vero. Però non ci possiamo fare un cazzo. Fa ridere di brutto. Sì, che fa ridere, però io non so che va a farci. È un miracolo che a sto giro con la clip che hai fatto non era tipo... Ok, gli sparo tipo GTA e poi vado a mangiargli il culetto. Cazzo, potevamo farlo così. Arriva sul cadavere. Vabbè. Ma io ho paura che dovremmo alzare sempre di più l'asticella per continuare a far sì che faccia ridere. E alla fine scoppiamo. Ah, questa lieve paura. Cioè, paura, oddio. Speranza. È perché non è tanto l'essere gay che fa ridere. No, comunque non è la nostra unica comicità. È la vostra unica comicità. No, no, da è l'unica che ti ricordi perché è l'unica che non usa nessuno. Però c'è tutte le altre battute che ti passano, che ti fai la risata e poi ti dimentichi che l'abbiamo fatta, bro. Sì, esatto. No, ma parlo del vostro content online. No, vabbè, abbiamo fatto 3 video, oddio. Cioè, 5 video? È una 5 serie, video una che serie fanno TV. Ridere solo perché è gay. Cioè, 5 video, una serie TV... Cazzo devo dirti, bro? Fa ridere. Fa ridere, bro. Cioè, finché fa ridere, che cazzo ci dobbiamo fare, bro? Cioè, se vuoi iniziamo a fare... Dimmi un'altra cosa che fa ridere. Una qualsiasi, bro. Vedi? Che non sia cringe, bro. Dai, qualcosa che fa qualcun altro, sì, un... Qualcun altro che fa ridere? Gideon fa ridere. Gideon c'è scritto homosexual sulla maglietta. Sì, ma una volta su una volta, bro, il suo merch. Cioè, il suo merch, bro. Ce l'ha su una maglietta, bro. Una delle due magliette. Luis fa ridere. Milioni di follower, bro. Chi? Luis fa ridere. Luis fa delle dead jokes, guarda. Cioè, nel senso, con allora, tutto il rispetto che ho per Luis, ma alcuni video spaccano. Dead jokes è che, cioè, proprio io... A no, me i video spaccano. Sì, bro. C'è quel joke nel video, tipo quello della diva. Che è tipo l'ultimo video di Luis che ho visto. Ed è gay, bro. Ed è super gay, bro. Ed è super gay, bro. Cioè, se te già un sacco gay. Bro, cioè, ma ti senti quando parli, zio? No, amico, non hai capito un cazzo. Non lo so, ragazzi. Cioè, hai giocato l'unico tutto. Video in cui è fottutamente gay, bro. Incredibile, zio. Ma poi, se, finché scherzi sul gay senza disrespect lo fai in maniera che fa ridere, che male c'è? Ti dà fastidio, bro? Senti minata la tua sessualità? Sì, è vero, bro. È molto inadeguato. No, comunque gli RDC fanno ridere senza cose gay. Senza cose gay. E loro fanno proprio degli sketch. Ma infatti. Però Food Olympics è devastante. È spacca di brutto. Abbiamo guardato ieri sera. Però quando fa drive by mi ha fatto piegare. And here we are to kick off the Hood Olympics 2021, and we're going to start this one off with men's drive-bys with Mark Phillips of Team USA. Now, Mark is definitely a Hood Olympian that you want to look out for. He has won gold in several other Hood activities. And pay attention, look how he looks around to see if there's any witnesses as he gets ready to complete his drive-by. He's going to be a tough one to beat. Let's see how he does. And Mark starts sliding. It looks like he may have caught his target off guard. The target hits the corner quickly. Mark cannot hit none of his shots. This does not look good, and Mark has failed the mission. He is disappointed with his performance. He knows he could have done better. He is gonna have to... Il drive by, bro, cioè... È il tipo che riesce a scappare. Il tipo... Esatto. Il migliore per me è l'istigazione. And last but not least, we have Mark Phillips with men's instigating once again. He gave a gold medal performance last Olympics. Let's see how he does this Olympics, ladies and gentlemen. Can he do it again? Last guy? Yeah. Oh, you just won, right? Yeah, you next. No, I'm not next. I was just saying, like, you what you like, 6'2", 6'3", right? Yeah, like 6'3". Oh, damn, 6'3". Yeah. You like, what, 5'9", 5'10"? Yeah. Oh, damn, you must be like Isaiah Thomas or something. What? So you must be nice, because he's 6'3", he getting beat. Nah, he just had a good game. What you mean? Oh, he had a good game? Yeah, it was close. That's it? That's all it was a good game? Yeah, it was just a good game. Oh, so he probably couldn't do it again then?
Probably not. What you mean? Oh, okay, baby. That's what I was thinking. Okay, l'istigazione a me, cioè, l'istigazione quello... a me piace proprio. È quello che ha fatto meno ridere. Sì, perché concettualmente mi piace. Cos'è che c'era il drive-by, poi... Ah, il jumping, bro, no, quello jumping ci deve è And we have Team Jamaica up next. Now, this team is a sleeper. People in Jamaica are known to have a side that will turn up when needed. This will be an exciting one to watch. Let's see what happens. Hello, my boy. Walk on, my boy. You're going the wrong way, my boy. What? Get him on the ground. Get him on the ground. Jamaica with an amazing execution, ladies and gentlemen, in and out. That is the type of jumping you want. A lot of butts, we like to hear those, and quick and got the point across. The Jamaicans are clearly our gold medalists for the event because they were very efficient. We like the way they were talking. We like what they were doing, and they beat the mess out of them. That is a perfect jump. Ma avete visto solo Hood Olympic 3? Sì, sì. Solo sì. Il 3. No, io ho visto anche gli altri, però ieri sera solo il 3. Però ha fatto spaccare. Forse il primo era il migliore, secondo me. No, stai cappando. Bro, a me piaceva. Ma i loro video vecchi mi piacciono. Eh? I loro video vecchi forse mi piacciono più di quelli recenti. Ma scusa, il primo cos'è che era? C'era istigazione, poi? Non me lo ricordo. Però mi ricordo che mi piaceva. Cool. Ma beh, poi appunto loro hanno dei concetti stra semplici e poi fanno il video su quella battuta, quella roba che, cioè, non è neanche un concetto nuovo, tipo quando fanno nuovi film di Fast and Furious che non guidano più. Cioè, hai visto quel video lì? No. Come sono i nuovi i film di Fast and Furious? Sono entrambi in macchina, i due tipi si guardano male come se devono partire. Il tizio dal via, scendono dalle macchine e si menano colpi di karate. Che bomba, giusto? Se fosse così lo guarderai. Perché appunto sono così i film di Fast and Furious adesso, non guidano più, cioè non gliene frega un cazzo della parte dove fanno eri veloce. Sono ancora film di Fast and Furious. Però ne volevamo fare 10, in teoria ne manca uno. Ne volevano fare che con partiti col volerne fare 10. Non so se proprio partiti, ma una certa volevano farne 10. A una certa hanno detto, vabbè dai, cioè ormai ci siamo. Ormai abbiamo 10. C'è ancora uno. Invece, com'è che si chiama il film dove c'è il drago che si chiama Sdentato? Il film dove cavalcano i draghi. Ah, Dragon... Dragon Trainer. Trainer. L'avete film. Visti quelli? No. Non è un cartone, quindi. Sì. Vabbè, io un esperto di cartoni, bro. Bro, era giusto hai per... Hai visto Kung Fu Panda 2? A me sì. Me l'ha fatto vedere bene. Tu hai visto Kung Fu Panda 2? Sì. Bro, dimmi che non è il miglior film d'animazione, tipo, di sempre. È un rip-off di Shrek, bro. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo? No. Sì, cavalca comunque quella wave lì. No. Guarda che Shrek ha aperto le acque ai personaggi dei cartoni un po'... Cioè, non super sexy, fortissimi. Un po' goffi, simpatici. Bro, dead bod. Bro, il guerriero dragone farebbe il culo a Shrek. Prima di tutto. Senza ombra di dubbio. E è il guerriero dragone? È il primo che fa panda. È il panda. Ah, allora non so il cazzo. Po, sì, po lo sfonda Shrek. Ma Shrek gli caga addosso. Ma tipo, bro, cioè... Cosa ti fa pensare a Kung Fu Panda? Cioè, Shrek da Kung Fu Panda 2? Boh, perché hanno la panza e sono simpatici ma anche eroici e seguono sempre lo schema di Vogler, il viaggio dell'eroe, ma non sono la stessa cosa. Inizia a citare cose a caso. È l'unica lezione di pesce a cui sono andato nella mia carriera universitaria. Vabbè, mi va un caffè? Minchia, sì. Offre Brando. Ma più che un caffè prenderei dello yogurt. Che cazzo? Dell'S-Room. Dello yogurt. C'hanno quei yogurt che ti bevi tipo Actimel che spacca. Ci sta. Ti si vede il culetto. A me? Sì. Oh no. Bel culetto. Oh, grazie bro. Hai fatto la pipì? Certo. On cam. E che progetti avete per il vostro content evolutivo ora? Nessun progetto. Oltre al farlo gay.
Nessun progetto, bro. Podcast e sketch, però. Podcast e sketch, fuck. Vabbè, quindi chiudiamo o volete continuare? Ah, come vuoi. Boh, a me sembra un podcast molto noioso. Questo qui. Infatti è il primo del tuo canale, bro. Eh? È il primo del tuo canale. Che gare. Ma perché è molto noioso? Minchia, fra... Se c'è una cosa che mi dà fastidio è quando la gente si dà un play e fa tutta la presa male e ogni cosa in cui è coinvolto deve per forza far cagare. Bro, non rompere il cazzo. Sì, è vero, bro. Cioè non è noioso, basta. Lo bello, ragazzi, cioè... Super perfetto. Non posso... Bro. Vai, è il peggiore in questo. Ma non posso neanche... Bro, questa è una chiacchierata del nostro pomeriggio e stai dicendo che è noioso, stai dicendo che ti stai annoiando. No, sto dicendo... Vai fare qualcos'altro, allora. Se fosse un podcast, non lo guarderei. Io lo stavo ascoltando prima sdraiato ed era interessante. No, ma infatti poi, vai, bro, cioè, bro, stai iterando su te stesso in una maniera imbarazzante. È più forte di me, fra, è più forte di me. Basta, superalo, bro. Sono il mio haters numero uno. Un tempo ero un fan. Un tempo era mio padre. Ho adesso, preso il suo posto. Adesso sono io. Ma sì, dai. Dai, andiamo a prendere il caffè. Dai, sì, prendiamo quello yogurt. Va bene, quel che ti pare, noi prendiamo un cammino. Ma a me, se io faccio un video chiamato come non rubare l'S lunga sul mio canale, a te va bene? Sì, a me non me ne frega un cazzo. Minchia, che... spaccherebbe come okay, roba. Ok, ora lo faccio. Vai lì e compri una cosa normale. Sì, compro qualcosa e basta. Minchia, bro. È un gran content, bro. Fallo, dai. Lo facciamo anche con Brando, così si ripulisce l'immagine online. Bro, gli ho già suggerito qualcosa per ripulirsi. Gli avevo detto non tipo... Non voglio neanche saperlo, bro. Cos'era? No, cioè. Di restituire all'S lunga dove sì. Andò a comprare qualcosa e si pillava che la rimetteva lì. Dopo averlo pagato. Bro, quindi è devastante, bro. No, bro, è devastante. No, avrebbe spaccato. Dillo. Tipo chiedo scusa, mi sdebito con l'S lunga. Mi sdebito con l'S lunga. Io lo compro e metto lì dentro. E te ne vai, bro. No, vabbè, bro. Sarebbe così. No, vabbè, sarebbe staccato. Cos'è? Hai già staccato? Bro, ogni tanto no. Io penso del gran content. Ciao. Incredibile. Hai chiuso, eh? Sì. Però le idee non valgono un cazzo senza esecuzione. Per quello che ora ho fatto un video. Bravo. Bro, guarda queste idee. Sai di cosa c'è qui fa?